forse siamo anche intempestivi, perché la preparazione del presepe vivente necessita di tanti uomini e tante giornate di lavoro. E non bastano 2 mesi, siamo anche in ritardo a dire il vero. Lo scopo è sempre migliorarci, però chiaramente io credo che l'aspetto fondamentale che poi rappresenta l'anima dell'evento è rappresentato dall'entusiasmo della comunità a volerlo realizzare, credo. Questo è l'ingrediente principale. È chiaro che ci saranno delle novità. Per migliorarsi necessitano risorse umane, necessitano anche risorse economiche e noi ci stiamo muovendo in questo senso. Abbiamo intenzione di far riconoscere l'evento sotto il profilo della storicizzazione. Esiste una legge regionale molto nota che si occupa e disciplina queste situazioni. Non c'è dubbio, noi l'abbiamo già fatto attraverso una delibera di giunta a richiedere il riconoscimento dell'evento, proprio nella speranza di attingere ulteriori fonti e fare sempre qualcosa di più bello. Noi siamo però contenti già di quello che siamo riusciti a fare e quello che faremo. Pensiamo di superare di gran lunga le 200 unità, siamo all'ottava edizione, è sempre molto difficoltoso allestire il tutto, però c'è veramente tanta gente disposta a farlo e quindi noi l'augurio nostro è sempre quello di cercare di portare più gente possibile nel nostro paese e di far vedere a tutti di quello che è capace, insomma, di fare il nostro centro storico. Ci saranno un po' di novità sia nell'ingresso, perché noi stiamo cercando di regolamentare l'ingresso. L'anno scorso abbiamo visto quali sono le criticità dell'afflusso, perché quando arrivano 2.000-2.500 persone e si concentrano tutte queste persone in in 50-60 metri quadri e poi diventa difficoltoso gestirli. Quindi la prima novità è quella di regolamentare meglio l'ingresso, poi ci saranno delle novità all'interno con altre postazioni all'esterno. Io tutto non vorrei dirlo perché poi vorrei lasciare un attimino di suspense e di far venire le persone a Simeri Creek e di far vedere questa manifestazione che è magnifica. Quest'anno abbiamo deciso di dare una svolta a quello che è il presepe. Siamo arrivati all'ottava edizione e abbiamo proprio quest'anno pensato di dare una svolta e quindi non fermarci soltanto al presepe, ma cercare di innanzitutto la prima novità è quella che le giornate sono 3 invece di 2 e poi fare dell'intrattenimento, quindi dare la possibilità alle persone che vengono qui a vedere il presepe di avere un intrattenimento sia prima, quindi nell'attesa di entrare nel presepe, sia nel post presepe, quindi non si ferma soltanto al presepe stesso e quindi non soltanto al centro storico ma anche qui in piazza. Sì, abbiamo appunto deciso di presentarle in largo anticipo, di darci da fare già da subito per poter riuscire, speriamo di riuscire e comunque avere riuscire ad avere le risposte che cerchiamo. Partiamo dai numeri. Abbiamo preso in mano questa associazione l'anno scorso, già sapendo di ottenere dei successi, e fortunatamente l'abbiamo mantenuti perché siamo riusciti a staccare ben oltre 4.000 biglietti, quindi 4.000 presenze in un paese dell'Interland catanzarese è un numero che fa parlare. Le novità di quest'anno sono, oltre all'intrattenimento in sé del presepe vivente, sono i vari intrattenimenti fuori, all'esterno del percorso, sia all'ingresso che all'uscita. Sì, ci saranno degli intrattenimenti di artisti di strada per quanto riguarda l'ingresso, gli ingressi saranno intervallati per non creare appunto confusione anche per la sicurezza dei visitatori stessi. E inoltre all'esterno ci sarà attrezzata un'area food per appunto soddisfare le richieste dei visitatori, insieme alle attività commerciali del territorio, perché l'obiettivo di un'associazione è sì quella di aggregare ma anche quella di creare un po' di economia al territorio. E per questo io comunque ringrazio anche la collaborazione delle scorse edizioni degli esercenti di Simeri Creek. Però non ce la fanno da soli, quindi attrezzeremo anche un'area food
dove i proventi poi saranno dei privati naturalmente, ma l'obiettivo è sempre quello di aggregare e di creare un'atmosfera molto simile a quella quando è nato Gesù circa più di 2000 anni fa. Il messaggio è soprattutto quello, non dimentichiamolo che siamo anche nella settimana di Natale, che va da Natale a Capodanno, e quindi il clima è quello giusto.